Amici di Onda Libera, siamo a San Costanzo, a Palazzo Cassi, dove questa sera si è tenuta l'inaugurazione della mostra permanente dei quadri di Natale Patrizzi, detto Agrà. Abbiamo qui con noi il professor Bugatti anche, e ci parleranno un po' di quello che è stata allestita della mostra e dei quadri che ci sono in questo palazzo. Cosa possiamo dire di questa mostra, che è anche molto legata al territorio, giusto? Sì, possiamo parlare della grande bellezza. Possiamo parlare della grande bellezza che salverà l'economia italiana. Passeremo tutti alla grande bellezza, ai musei, al grande richiamo che questo territorio avrà, perché è bello e perché tutti vorranno vivere qui e perché la grande bellezza produce grande ottimismo e grande economia. Però per sapere che questa era una grande bellezza bisognava che ci fossero degli autori come Agrà che facessero capire a tutti che quel paesaggio era bello, perché il paesaggio era bello per conto suo, ma capire che era bello non l'aveva capito quasi nessuno. Tant'è vero che tutti erano fuggiti, anzi lo ritenevano bruttissimo, preferivano andare nelle grandi città con l'aria industriale, con le nebbie, tutti al nord, lasciando questi bellissimi paesaggi. Adesso il mondo è cambiato. La grande industria è andata, come dire, a dormire e quindi l'economia ha dovuto pensare a altre cose. Sta pensando di recuperare la grande bellezza e quindi torniamo tutti a questi paesaggi avendo capito che sono bellissimi. Ci si vive meglio e si produce benissimo delle cose bellissime e buonissime. Però per capirlo ci sono voluti grandi fotografi come Giacomelli, grandi autori come Agrà e grandi studiosi dell'economia come Anselmi. Quindi dobbiamo ringraziare questi grandi, solo che ringraziare. E cosa ci può dire dei suoi quadri? Come nascono i suoi quadri? Bugatti ha detto delle cose giuste. Queste cose si sono capite già 20 anni fa. Perché le industrie sì sono positive, però lasciamole ad altri popoli, altri. Noi siamo tagliati per un'altra cosa che l'arte, quindi abbiamo musei, ma abbiamo anche artisti, gente che abbiamo istituti d'arte, accademie, si preparano per questo. C'è sempre stata questa tradizione, perché è una soluzione veloce quella dell'industria del dopoguerra, però noi siamo. Abbiamo il Rinascimento, il 500, il 400, tutta una tradizione positiva che ha fatto scuola da Urbino a Firenze a tutto il mondo. Quindi anche se con l'arte non ci si vive sì, perché se siamo solo artisti, ma se noi con gli altri popoli ci si vive sì. Se no, io sono dentro a casa mia, ho tutti i quadri e dalla mattina alla sera produco i quadri e nessuno lo sa. Alla fine io non ci vivo, muoio come hanno fatto i impressionisti francesi, dammo un po' di roba che hanno bruciato i lavori. Non è quello il sistema. Tu devi produrre, ma devi trovare degli allacci con gente che lavora in Cina, con i cinesi che ci ammirano, ma noi facendo queste cose avremo un'altra Svizzera, una Svizzera di cultura, di arte. Bene, poi Agrà ha partecipato a questi movimenti di riconoscimento della natura nelle Marche, di quella natura che era stata abbandonata, perché abbandonata era l'agricoltura. E quindi è stato uno degli autori storici con Anselmi, Giacomelli di queste operazioni di recupero delle case coloniche abbandonate. E questo fa un po' parte della storia, perché è stato il momento in cui si è rivalutato il paesaggio delle Marche. Pensi ai grandi vini francesi, pensi ai grandi vini che adesso anche le Marche producono, l'Italia produce. Quella è economia che deriva dalla nuova considerazione della qualità, della bellezza e delle modalità di vita in un grande territorio. Grazie allora.